avete avuto degli illustri espositori. Mi ha fatto piacere una cosa però, quando sentivo parlare il professor Mora, che conosco da lungo tempo e ho modo di apprezzare, anche ultimamente sulla rivista, l'articolo che è stato fatto sulla pace. Io dico che una cosa che mi ha colpito soprattutto ultimamente è un fiorire di pubblicazioni o di libri sulla prima guerra, che io non è che voglia, perché non sono uno storico, interferire o giudicare, però io ritengo che ci siano tre modi per giudicare un fatto storico, lo dico con modestia, poi sarà lui eventualmente a correggermi. Il fatto tecnico, cosa è successo, quindi fatto, il giudizio, il perché è stato fatto, perché è stata condotta questa operazione militare o politica, ma con la visione di quelli che l'hanno fatta, con la loro esperienza, la loro educazione, quel che loro avevano alle spalle. Oppure c'è un terzo modo, che è quello che io ripeto, non è che condivida sempre molto, che è quello di giudicare un qualcosa fatto 100 anni fa o anche soltanto 50 anni fa con l'esperienza che abbiamo oggi. Faccio solo una battuta e poi vi lascio stare. Mi sembra quasi come quando uno va al bar e dice: porca miseria, ho speso 10 euro per comprare un gratta e vinci o una lotteria e ho vinto niente, quell'altro ha speso un euro e ha vinto 20 milioni. Il vicino ti dice: ma perché non hai fatto anche tu questi numeri, 1, 2, 3, e te li indica. Ecco, e non so se mi sono spiegato, è facile dopo indicare o giudicare con l'esperienza e con la mentalità attuale quello che era successo una volta. Ora, io ho l'impressione che in molti testi che ho avuto modo di vedere o di sentire o di leggere, ho l'impressione che si stia utilizzando forse non correttamente dal mio punto di vista questo modo. I pezzi che ci sono sono una parte della raccolta. Ho solo la moglie che mi sta bloccando perché è un problema di spazio, ma continuo a raccogliere. Raccolgo non cianfrusaglie, perché poi dopo, se andate a vedere, non c'è nulla di artistico. Sono pezzi di ferro, sono cappelli vecchi e anche cappelli brutti, se vogliamo. Però dietro ognuno di questi io penso ci sia una storia, c'è la mentalità, c'è qualcuno che ha creduto, qualcuno che ha sofferto, erano onesti, erano disonesti, non ha importanza, ma dietro a questi c'è un qualcosa di importante che penso non debba andare perso, perché è la nostra storia. E qualcuno dice che quando un popolo perde il senso della propria storia è perché è destinato a sparire probabilmente, perché non ha più futuro, non ha il passato ma non ha neanche il futuro, e io ci credo. Grazie. Un'ultima cosa, il maggiore Mineiro, con la modestia che contraddistingue gli alpini, non ha voluto dire che il maggiore Maurizio Mineiro, al quale è intitolata questa sala, è suo padre, era suo padre, e hai l'onore di avere questa sala intitolata al tuo genitore. Grazie. L'ultima parte della nostra riguarda la riproduzione delle copertine della Domenica del Corriere con una ricostruzione cronologica dall'inizio fino alla conclusione del conflitto, per accompagnare chi avrà questa curiosità alla visita della mostra anche con il percorso storico di quel momento. Grazie e buona visita.